Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della nostra Master League della stagione 2 con l'Inter, signori. Intanto buona domenica a tutti, vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto. Scorso video, venerdì, a fine video ho detto una cosa importante, signori. Noi scorso video abbiamo perso pesantemente 4-0 contro il West Ham, è stata una sconfitta pesante, perché comunque fino all'1-0 stavamo riuscendo magari a tenere, a creare qualcosa. Dopodiché ci siamo lasciati proprio andare prendendo quattro pere dal West Ham. Signori, nello scorso video, nel fine dello scorso video ho fatto una conclusione. Allora, oggi ci giochiamo l'ultima partita che sarà contro l'Ajax. Se dovessimo perdere anche questa partita pesantemente, signori, io mi fermo qui con questa stagione, con questo livello di difficoltà, perché sette partite, sette sconfitte, signori, io mi devo divertire giocando. Capisco che magari voi non può piacere, può non piacere, ma io mi devo divertire, signori. Quindi, se dovesse arrivare un'altra sconfitta pesante anche oggi con l'Ajax, io fermo qui, metto un punto. E domani, nel video di lunedì, ripartiremo con una nuova serie di Master League, tornando al livello di difficoltà precedente, ma cambiando, vedendo un attimino di creare un qualcosa di più particolare, signori, particolare, per non andare a creare una stessa serie come quella con la Roma. Detto questo, signori, io intanto vi ringrazio sempre per il supporto. Noi ci prepariamo per la partita contro l'Ajax e scendiamo in campo belli combattivi. Ovviamente, se dovesse arrivare una sconfitta per 1-0 in cui abbiamo avuto buone occasioni da gol, signori, la valuterò un attimino, anche se devo anche quello di lunedì registrarlo in rapida successione perché sono con i tempi strettissimi. Utilizziamo ancora questo schema, signori, perché secondo me funziona, nel senso c'è qualcosa che funziona in questo schema, ma non so che cosa. C'è qualcosa che funziona in questo schema, ma non so che cosa. Anche se pigliamo delle pere impressionanti. Allora, concentrati, signori, questa è una partita fondamentale. Questa è una partita fondamentale, perché se non riusciamo a portarci a casa questa vittoria, la vittoria sarebbe qualcosa di che ci darebbe uno sprint impressionante, signore. Una vittoria oggi proprio sarebbe l'apoteosi, perché forse con una vittoria forse riusciremmo anche a comprare Babangida, che per quanto non può salvare la baracca, signori, però messo lì nella tre quarti, secondo me con la sua velocità può essere un buon acquisto. Sempre tutto da valutare, signore, sempre tutto da valutare. Ricordiamo, l'obiettivo è non prendere almeno 4 pere, signori. Non prendere almeno 4 pere. Partiamo malissimo. Palla subito sul palo per l'Ajax. Purtroppo il discorso è questo, signori. Per divertire voi mi devo divertire io. E se io non mi diverto, non vi divertite neanche voi. È vero che molti in qualche video fa mi avete detto devo smetterla di fare tutte queste parlatine, devo stare più concentrato sul gioco, signori, ma per quanto io cerco di stare concentrato sul gioco, non se ne esce, non se ne esce, non riesco, non riesco. Guarda, mi dà proprio fastidio il fatto perché con la Roma l'anno scorso, nella scorsa serie, le facevamo sti errori, però poi comunque ho imparato a giocare a quel livello di difficoltà e avevo una squadra che mi permetteva anche comunque di recuperare determinate situazioni. Qui purtroppo non c'è la possibilità di recuperare determinate situazioni. Non... Qui se loro. Qui se ti segnano. Signori, io non sono bravo. Cioè, tanto di cappello a chi riesce a questo livello di difficoltà a vincere partite 4-0, 5-0. Io seguo un canale di un ragazzo che, porca miseria, a livello difficile è un mostro praticamente. Io non ci riesco, signori. Io non ci riesco. Per me, già aver vinto l'anno scorso il campionato in modalità l'anno scorso, vabbè, la scorsa serie, averlo vinto in modalità normale, per me è stata una conquista. Perché, ai tempi di quando ci giocavo io da bambino, non avevo mai vinto un campionato, praticamente. Figuratevi vincere anche la Serie A. Però voglio dire, allora, stiamo giocando bene in tutto questo. In tutto questo, sono più rilassato, non sono stressatissimo. Quindi, stiamo giocando bene. Ecco, perché io parlo, mannaggia, Ivanov, recupera, recupera. Ci vorrebbe, sai, la fiducia, ci vorrebbe un po' di botta di fiducia, che in questo momento non abbiamo minimamente.
ci vorrebbe un attimino un po' di botta di fiducia, perché riuscissimo a vincere anche, dobbiamo vincere 2-0 per prendere 4 punti per portarci a casa Babangida, perché Babangida costa 24. È vero che se per esempio dovessimo riniziare da capo, signori, state tranquilli che non compreremo Babangida, non compreremo Roberto Carlos. Cioè, l'obiettivo sarebbe eventualmente ricostruire l'Inter che c'è adesso su questo gioco. Quindi magari comprare Ronaldo, magari com no, ma come fuori gioco? Magari comprare Ronaldo. Non lo so, signori, potremmo inventarci qualcosa di particolare. No, ma non so neanche che cosa. Per non creare una serie uguale a quella. Ma chi? Una serie uguale a quella della Roma. Ah. Però è tutto da vedere, signori. È tutto da vedere. Perché comunque io avevo detto che dovremmo. Perché ti sei fermato? Perché ti sei fermato? Comunque il pallone era avanti. Perché ti sei fermato? A calcio d'angolo. Dovremmo perdere pesantemente, signori. Dovremmo perdere pesantemente. Vediamo il gioco cosa vuole. Vediamo il gioco cosa mi prospetta. Perché se il gioco mi prospetta anche un pareggio. No, vabbè, no, vabbè, no, vabbè, cioè io non boh. Cioè, 5 difensori e nessuno che era riuscito a intervenire su sta situazione. 5 difensori, 5 difensori. E l'abbiamo lasciato tirare come se non ci fosse un domani. Quindi vediamo un attimino, signore, vediamo un attimino come evolve il tutto, come evolve il tutto. Io, discorso è bello. Perché comunque andremo a combattere, però sapete, se perdere tutte le partite senza iniziare a guadagnare qualche punticino, diventa pesante, perché giustamente senza punticini non puoi fare minimamente neanche un po' di mercato. Il problema è proprio questo, mannaggia di una miseria. Niente, il replay delle mie azioni non me le fa vedere. Non, il replay delle mie azioni, non sono degno di vedere il replay dei miei gol, dei miei tentativi di boh, qui volevo fare la cosa, non me l'ha fatta fare. Una buona azione per loro, una buona azione per noi, una buona azione per noi, una buona azione per loro. Il gioco è equo, se però evitassimo di farle cacate e regalargli. Mi stanno iniziando a sudare le mani, signori, mi stanno iniziando a sudare le mani. Fine primo tempo 0-0. Fine primo tempo 0-0. Va bene, va bene, va bene. Ma gli avevo dato una fiancata. Perché quando me la danno loro le fiancate perdono il passo e sono costretti a fare. E quando invece le do io le fiancate riescono comunque a tenere il passo? Domando, chiedo per un amico che vuole iniziare a giocare a PES. Oltre io a consigliargli di evitare, che ti fa venire solamente il nervoso. No, 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 non corre troppo. No, 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 no. Mamma mia, Ivanov cosa ci ha salvato. Mamma mia. 3 ore per stopparla, però io dico anche tu. Dai, calcio d'angolo. Posso dire una cosa? Posso dire porca paletta ambriaca? Gol! Bonotto! 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 Bolatta! Bolatta, signori! Cazzo ne vuole! Bolatta! Bolatta! Inter 1, Ajax 0! Inter 1, Ajax 0! Bolatta! La sblocca lui! Dopo un calcio d'angolo, serie di batti e ribatti! Evitiamo di farcela pareggiare subito, così, giusto per. Ecco la rimessa laterale.
Mamma mia che gioia, signori, mamma mia che gioia, da quanto non vedevo gonfiarsi quella rete, da quanto non vedevo gonfiarsi quella rete. Bolatta è il nostro goleador finora, è l'unico che ha segnato in questa squadra. Vai, Matt. Dai, ma... Grande Matt. No, 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 no. Vabbè, signori, il gioco se, dico, detto che avremmo riniziato una serie da capo, il gioco mi sta favorendo. No, no, il gioco mi sta favorendo, signori. Cioè, che azione avevamo fatto? Potevamo fare il 2-0, signori. No! Madonna mia, l'ho vista dentro. Potevamo fare il 2-0. Potevamo fare il 2-0. Ora ditemi voi che... Boh. Ma vaffanbagno, se n'era andato, se n'era andato, se n'era andato. Era di nuovo davanti, solo davanti alla porta. No! No! Cioè, sì, non lo so, non so cosa sia successo in questa partita, non so cosa sia successo, non penso che l'Ajax sia così scarso praticamente, però niente, signori. Niente, signori. Ivanov, grandissimo salvataggio al 29esimo. Parte il controcross, dai che è fuori, dai che è fuori, dai che è fuori, dai che è fuori. Al 30esimo, signori, vinciamo 1-0 in questo momento. In questo momento, dai, ma che cazzo ti ho detto? Cavolo, cavolo, ma che cavolo ti ho detto? Mamma mia, mamma mia, mamma mia. No, no, Valeri, è tutto... No, va bene, va bene, va bene, va bene. L'abbiamo steso. L'abbiamo steso al 34esimo. Lui prova in porta. L'ho vista dentro, signori. Ho visto dentro pure questo tiro. Porca miseria, potevamo veramente vincere due. Cioè, nel senso, potevamo farne due, signori. Potevamo farne due. No, toglielo giusto, mannaggia. No, signori. No, signori. Deve arrivare per forza il Bamba. Deve arrivare per forza il Bamba. Allora, pensiamo intanto a portarci a casa questa vittoria invece di pensare a cose stupide. Del tipo, grandissimo Ivanov. Grandissimo Ivanov. Grandissimo Ivanov. Se solo riuscissi a passare la palla. Una bella occasione. No, 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 signori, abbiamo vinto. Signori, abbiamo vinto la nostra prima vittoria. Forse sarà anche l'unica. Non ci posso credere, signori. Non ci posso credere. Abbiamo vinto 1-0. 7 tiri a 14. Abbiamo vinto noi. Vorlanden per Bolatta. Mamma mia, che vittoria importantissima. Che vittoria importantissima, signori. Mamma mia, che vittoria. 26 punti. 26 punti. 26 punti. Dai così, cazzarola. 26 punti, signori.
Prossimo video arriva Babangida, non mi interessa, non mi interessa, signori. Odiatemi tutto quello che volete, ma prossimo video intanto arriva Babangida, che lo mettiamo nella tre quarti e secondo me ci può dare qualche risultato in più. Qualche risultato in più. Ok. Siamo sempre ultimi in classifica, questo non c'è ombra di dubbio. La serie andrà avanti, signori, perché abbiamo vinto una vittoria, l'abbiamo fatta, quindi la serie andrà avanti. E che dirvi? Niente, signori, io purtroppo il prossimo video devo registrarlo in rapida successione, di conseguenza comprerò Babangida, sappiatelo. Sarà una replica della Roma? No, perché lo metteremo in una posizione diversa, perché per ora lo schema che mi piace è questo. Però lavoreremo tanto, signori. Detto questo, io vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!